nel momento in cui noi ci siamo insediati abbiamo trovato una massa debitoria che i commissari prefettizi hanno parzialmente stabilito oggi con atto deliberativo intorno ai 3 milioni di euro, ma secondo me ancora ci sono delle sacche ancora da sanare, per cui potrebbe anche questa somma aumentare. Ci siamo trovati con 4/5, perché eravamo a cavallo 17-18, ruoli di acqua potabile da notificare, cioè significa che la gente l'acqua del 2014, 2015, hai capito? L'ha bevuta ma non l'ha pagata. 14, 15, 16, 17 e 18. Non è stata notificata, quindi non l'hanno pagata. Allora, oggi abbiamo decretato il dissesto, è una cosa fastidiosa per tutti, però è chiaramente nel momento in cui tu non puoi chiudere il bilancio perché hai 3 milioni di euro di debito, lo devi fare, non può, non è che ci siano altre possibilità. Però ci troviamo a metà, più della metà del cammino, abbiamo già dato la buona di 2 anni e mezzo, 3 anni ormai di attività. Ci troviamo che abbiamo notificato tutti gli anni arretrati, ci manca da notificare solo il 2017, che avverrà il prossimo anno, per cui alla fine di questa esperienza noi avremo rimesso in pari le notifiche dei ruoli dell'acqua potabile, che non mi pare che sia assolutamente poco. Contemporaneamente però, anche se ritengo che le opere pubbliche non siano il fiore all'occhiello dell'amministrazione, a me piace un'amministrazione che si manifesta soprattutto capace di modificare, ed era questo l'obiettivo che mi ero posto quando ho pensato a questa amministrazione, modificare quelle che sono delle abitudini consolidate errate, perché secondo me non notificare puntualmente i ruoli di acqua potabile alla gente, lasciare, come dicevo, 2014, 15, 16, 17, 18 nel cassetto, non fa bene a nessuno, perché è una massa debitoria che affligge il comune e tutti ormai sanno che i comuni si possono reggere solo sulle somme che incassano dai cittadini, ma non a parole, tecnicamente, perché nel bilancio del comune ogni anno tu, quando fai il bilancio, devi assicurare, mettere da parte tutte le somme che prevedi di incassare con le tasse, cioè io devo in anticipo devo metterle. Nel frattempo, in questi anni, che cosa è successo? Siamo rimasti fermi? No, guardate, ci siamo preoccupati di rifare le scuole nuove a Caulonia, abbiamo ottenuto il finanziamento di tutte le scuole di Caulonia perché abbiamo puntato sulla pubblica istruzione come fatto fondamentale. Fino all'altro ieri c'è stato un allagamento a Caulonia Marina, 2 ore di pioggia la settimana scorsa, Caulonia Marina sott'acqua. Abbiamo ottenuto, ed è già stato appaltato, andrà fatta solo la consegna dei lavori, la raccolta delle acque bianche a Caulonia Marina, che non c'era. Vado a spot e trovo per ogni argomento per ogni categoria un argomento. Una falla riparata. Una falla eliminata. Montagna. Negli anni passati venivano il comune, il patrimonio comunale veniva depredato attraverso dei procedimenti di uso capione di pezzi di montagna che sono di una bellezza inaudita, che venivano distrutti perché chi li acquisiva tagliava la legna e poi non si preoccupava più di quello che succedeva su quella montagna, quindi disastri. Abbiamo ottenuto un finanziamento per la creazione del parco di Gremi, dove verranno ristrutturate le piste che ci sono all'interno del parco, verranno fatti i frangifuoco, cioè ma soprattutto abbiamo evitato che quella zona di bosco possa entrare nella logica e nella furbizia di qualcuno che voleva andare a fare anche lì l'uso capione. Allora c'è questa differenza fondamentale e io ho citato scuola, dissesto idrogeologico, non voglio citare il lungomare che ci hanno finanziato, sono già iniziati i lavori, hanno sospeso perché è il mese di agosto, quindi si continuano. Allora, una serie di effetti positivi che praticamente si sono affiancati ad un'operazione dura,
difficile, che è costata tantissimo ai cittadini di Caulonia, perché io mi rendo conto che sentirsi notificati 2 anni consecutivi con una serie poi inenarrabile di errori che ha fatto la società che ha in gestione il servizio e per la quale stiamo prendendo seri provvedimenti, nel senso va corretto il tiro, io non è che voglio mettere al muro nessuno.